Ideata e promossa dall'amministrazione comunale di Argenta, realizzata in stretta collaborazione con le più alte rappresentanze provinciali delle istituzioni e delle forze dell'ordine, è stata presentata venerdì 21 gennaio presso la sede municipale di Argenta la pubblicazione Sicurezza, istruzioni per l'uso, in seguito recapitata presso tutte le famiglie del comune. Questa sorta di manuale, ha sottolineato il sindaco di Argenta, Antonio Fiorentini, nell'aprire la presentazione, vuole mettere in luce i diversi aspetti che riguardano il tema della sicurezza, nelle sue molteplici declinazioni. Il 15 gennaio 2011 è stata inaugurata alle ore 18 la mostra di arte contemporanea Terra Terra al Centro Culturale Mercato, che è rimasta aperta fino al 13 febbraio 2011. Sono state esposte all'interno della mostra le opere di 15 artisti di arte contemporanea, ispirata al tema della terra. Il 23 gennaio 2011, dalle ore 17, presso il Centro Culturale Mercato, si è svolta l'iniziativa Ironia della Sorte, che rientra nel contesto dell'iniziativa più ampia chiamata Caffè Letterario, evento che attende tutti gli appassionati di poesia e letteratura, per trascorrere momenti belli e stimolanti di incontro e di confronto. Nel mese di gennaio, presso la Casa del Popolo di Filo di Argenta, è stata presentata la proposta Legati da un filo, incontro per la presentazione del progetto per il rilancio della festa di Sant'Agata, patrona del paese di Filo. Il 20 gennaio, presso il Teatro dei Fluttuanti di Argenta, è andato in scena il comico Giuseppe Giacobassi, che ha raccontato nel suo nuovo spettacolo Recital vicende di vita quotidiana, analizzando l'attualità italiana con la sua mimica e il suo umorismo unici. Il 1 febbraio 2011, alle ore 10, si è svolta l'inaugurazione della nuova ala dell'ospedale Mazzolani Bandini di Argenta, con una grande partecipazione da parte dei cittadini argentani e alla presenza di alte cariche istituzionali della provincia e della regione. L'associazione Verità per Denis e il Comune di Argenta hanno invitato la cittadinanza venerdì 11 febbraio alle 20:30 presso il Centro Culturale Mercato per l'evento Pensieri, Musica, Parole e qualche novità da Argenta per Denis nell'anno della verità. Pensieri, parole e musica sono stati gli ingredienti principali della serata, ad animare la quale sono state invitate molte delle autorevoli personalità che si sono interessate al caso. Dal 19 febbraio al 13 marzo 2011, presso il Centro Culturale Mercato, sarà esposta la mostra dal titolo Le nostre valli, dove il tempo non passa mai, sensazioni moderne. In esposizione le opere di due artisti argentani, soci dell'Associazione Artistica Argenta e Arte, Urbano Mengozzi con dipinti su ceramica e Filippo Ardiri con dipinti su tela. Diversissimi i percorsi e l'espressività dei due artisti. Il 6 febbraio, presso il Teatro dei Fluttuanti, è andato in scena lo spettacolo comico Niente progetti per il futuro, con la partecipazione di Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti, e grazie alla loro comicità hanno riscosso un grande successo.